Buongiorno a tutti, ciao a tutti, io sono Diego Manna, ringrazio subito gli amici del libro delle 18.03 per l'opportunità, per questa opportunità. Approfitto subito, visto che siamo in dicembre, per fare gli auguri a tutti quanti di buone feste, buon fine 2020 e migliore 2021 a tutti quanti. Io vi parlerò un po' vi leggerò qualche estratto del libro Le disgrazie del Tram de Occina e sarà intervallato da alcuni due brani sempre riguardanti il tram, di Andrea Bussani. Andrea Bussani è un cantautore triestino, sempre in prima linea quando c'è da fare dell'ironia, dell'autoironia, ma anche in realtà anche quando si trattano temi seri che riguardano Trieste, il suo dialetto e anche altri. Le disgrazie del Tram de Occina. Allora, il libro è ambientato a Trieste, nella Trieste del 2052, che sarà sotto il dominio friulano. Quindi ci saranno tutte delle nuove regole. Per esempio, non si potrà dire volentieri intendendo no, non si potrà bere lo spritz bianco, non si potrà bere il capo in B, il nero sarà il vino e non più il caffè. Piazza Unità d'Italia diventerà Place Picciule Patrie, San Vito diventerà San Zico e varie cose così. Fra le varie cose non si potrà più parlare in dialetto triestino, questo almeno per i ragazzini. In questo, come mai? Cosa è successo? Perché praticamente nella nostra regione c'è sempre stata nella storia dei tempi una sfida fra due entità misteriose. Da una parte i friulani, il centro operativo per la friulana egemonia, anche detto COFE, dall'altra parte i triestini, il movimento organizzato per la nazione alla bardata, anche detto il MONA. Quindi tutto si riduce a una battaglia fra MONA e COFE. Ha vinto il COFE, hanno vinto i friulani, quindi giustamente Trieste è diventata friulana. Cosa succede però in questo futuro del 2052? Cinque ragazzini triestini scoprono durante l'ora di Frico e Cotteccio nella scuola elementare James Joyce, scoprono un'antica profezia che parla di libertà, parla di ritorno del dialetto triestino, ritorno della triestinità anche a Trieste. E allora incominciano una lotta contro il tempo, una grande avventura che li porterà a conoscere svariati personaggi. E addirittura a dover attraversare l'inferno triestino e l'inferno friulano. Il tutto con grande protagonista il tram de Occina, ovviamente il tram de Occina. Il libro è in dialetto triestino, per cui le letture saranno ovviamente in triestino. Da adesso parlerò in triestino. Allora, come prima roba, vediamo che fine che ha fatto il tram di Occina nel 2052, perché se già adesso si fermano per 4 anni, chissà cosa può succedere più avanti. Vediamo. Oggi, 20 maggio 2052, è una giornata del sole all'obelisco di Opicina. Toio, come di abitudine, ha appena finito la solita passeggiatina in carso insieme col suo can Piria, che di lontano pareva proprio un border collie. Solo un poco più piccio e tracagnotto. Un border cleans, insomma, come che lo chiama il suo paron. Sto giro però Toyo assai arsura e decide di fermarsi a bere un spritz in tel baracchin nuovo dell'obelisco. Nuovo per modo di dire, visto che se là ormai ne anni a Norum. Ma per Toyo è se nuovo, perché mai fin d'esso è avuto il coraggio di ciorse de bever là. Che pareva quasi un sacrilegio. Un rovinare la memoria di qualcosa a cui de piccio egli aveva voluto sai ben. Che bei tempi, Ara, egli disse al Border Cleans. Co che montavo sulla carrozza in piazza Overdan, timbravo il biglietto ad otratte e arrivavo fin su a Occine a trovare i nonni. Cos che me piaceva quel bel rumor de ferrazza e quel fischio che il faceva sempre co che s'incrosava quell'altro che veniva in zoo. Tino te puoi capire, te son troppo giovine. E in più, te sono un can. Ma boh, immagino che neanche non te l'avessi sai per cul, in effetti. E il Border Cleans lo guarda e scodinzola, d'accordo con non si sa ben quale parte del discorso. Te vedi, Piria?
insistì Toyo, incoraggiato. Qua mi me sentavo, rigorosamente, della parte a monte. Così che scominziava la salita, potevo cascargli indosso alle mulette per fare un po' col mona. E invece de sotterelli, se tutto andato remengo, e che ha trasformato il nostro bel tram de occina in un baracchin per pete son. Così era infatti. Col passare degli anni e degli incidenti, il tramvai gli era cascato sempre più in disgrazia, e alla fine gli era più il tempo che stava fermo per manutenzione che quello in cui si lo vedeva correre su e zoppa le sue sine. Finché un giorno, e non lo podestà, che se aveva rotto le tonie di tutti quei che metteva a furia, gli ha deciso di trasformarlo in un baretto e di metterlo qua all'obelisco. L'idea nel suo non era neanche tanto male, ma per i vecchi triestini era stato un colpo al cuore, squasi come quando Iga ha voluto scansierare la scritta Curva Bauca 17esima de via Stuparic, angolo via Canova. Buongiorno, in cosa posso servirla? Interrompi i suoi pensieri il barista. Buongiorno, fa molto caldo oggi. Pensavo di rinfrescarmi con un bel spritz. Magnifico, lo vuole con l'Aperol o col Campari? Bianco. Bianco? Ma certo, ecco servito il suo spritz bianco. Vi fa il barista, slongando bel bicer intanto che, de scondon, estruca un botton sotto il bancon con l'altra mano. Toyo, felice col suo spritz in mano, esse incuriosissi del menù delle bevande del tram baracchin. Adesso va assai de moda i cocktails etnici, missiotti, che con era giovane in lui, non esisteva. Vi è il gin le mononon bisiacco, la avara e cola istriana, e il gubana libre furlan, e il mosco mule de Parenzo, e il blu di Marisa, fatto con le pele invece che col pomodoro, e il mojito mare, che pochi c'hoi però, perché di solito viene servito insieme a un stramuson e a un mio mare cossa, e il manazzan, che se per gli alcolisti in cura, perché quando te zecchi di c'hoi il bicer, i te dazzo per le mani. Sai in voga tra i più giovani, poi, se il margarita, che te lo servi in un bicer, coi petali di margherita attaccati tutto intorno, con da scritto mamma non mamma de sora. La roba coccola, se che l'ultimo petalo ha sempre scritto non la tega per il cul, bevi avanti, per la gioia del barman. Non manca poco ai dedicati a target delle bevande specifiche, la vodka Red Bullotto per i tiradonghi e la caipirogna per gli amanti della cragna. Un poco in disparte, Toyo nota anche una fiasca con sull'etichetta una bava assai, ma assai brutta. Un cocktail croato, la racchia. E adesso abbiamo visto cosa se bevi nella Trieste 2052, vediamo cosa se mangia nella Trieste 2052. E a un certo punto i cinque muletti, nel loro peregrinar, si troverà a dover entrare in una osteria, che è il quartier generale del Mona, del movimento organizzato per la nazionale abbandonata, e si troverà a curiosare come è il menù di questi tempi. Comodamente sentai intorno di una delle tole e gli sta dando un'occhiata al menù, scritto alla veccia, a man col gesso su una lavagnetta nera. Nonostante i piatti siano ancora quei della tradizione triestina, la descrizione risenti dell'influenza dei grandi chef nazionali, diventati ormai più famosi di qualsiasi rockstar, che in realtà non esiste neanche più. Millesimato di baguette con vellutata di rafano su sfoglia adagiata di rosato suin insaporita d'ocra pietanza. Panine cotto senape creme. Vernissage di dischi speziati microtomati circondati da garantis d'aroma. Salame del porco zataià col pevere drento e occio da scorza. Futuro concerto di flatti in combinè con coriandoli di glutine. Pasta e vasoi. Bastoncelli dei Balcani in consommè di scaglie di cipolla cipollinata. Civa con la zivola. Riduzione lipidica affogata in melange di solanace e di ghiacce essenze. Patate in teccia con la panzetta tagliata in tocchetti. Delicatesse nobrici in ritratto d'autunno sugli alberi le foglie. Matavils. Ardotolè cusinè senza albumeccia pacquè con cioccolato marmellat. Palacinche. Calicetto centellinato da nata 1900 e ciapilato. Vinazza. Spirito artesimiato di frutti ed erbe. Pelinkovac. E adesso che abbiamo introdotto un po' questi argomenti e che abbiamo visto cosa diventa il tram, vediamo cosa Ige ha fatto il tram nei giorni nostri con la prima canzone di Andrea.
che dirò che il colore a suo modo che dona abbastanza. Resta il fatto che il gesto è proprio demona in sostanza. Mi capisco che almeno scriveva un messaggio per Roby. Fa partire ste dochebe che ormai se do anni tra i bobi. E tra l'altro i vega pizziga col filmato i vega individua. E il fatto se che se nato sfiga. E adesso anche i roga pittura. E riverà un molto de paura. E non per stucco, ma per la pittura. E il fatto se che sei nato sfiga. E adesso anche i roga pittura. E riverà un molto de paura. E non per stucco, ma per la pittura. E non per stucco, ma per la pittura. Allora, nella seconda parte che leggerò, si entra un po' nel vivo dell'azione. I cinque fiori, i cinque muletti, capisci cosa cade a fare e capisci che cade a recuperare in qualche maniera il tram de Opsila, ovvero rubarlo, perché ricordiamo che l'obelisco trasforma in un barco in perfette soni. Vedremo com'è che fa. Tenendosi per manina dalla strada Srindulonica, ex napoleonica, fa la sua comparsa anche un muletto e una muletta di nostra conoscenza. Allora mustacca, ripassemo il pian de Cianetta, disi Marisa sorridendo. Ma se è la terza volta, gli risponde Mustacca. Ma se è importante, non possiamo correre il rischio di sbagliare. Vabbè, allora, noi due abbiamo finta di essere morosetti, disse Mustacca, non senza mostrare un certo mal di panza a dirlo. Andiamo del barista, lo distraemo, intanto Pedocin si sconde sotto il tram e sbisica con i comandi per vedere se arriva a farlo impizzare. E là parti la fase 2, conclude Marisa. Buongiorno ragazzi, li interrompe il barista. Che bella giornata per una passeggiata, vero? Già, risponde in Mustacca telegrafico, meritandosi una commiata di Marisa, che invece cerca subito di imbastire una lunga cioccolata. Sì, abbiamo camminato lungo tutta la Srindulonica, un panorama veramente meraviglioso. Lo facciamo spesso, più o meno una volta a settimana, ma non finiamo mai di stupirci di quanto sia bella la nostra città. Volete qualcosa da bere? Gli domanda il barista. Cosa ci consiglia? Cerca di ciappare più tempo possibile Marisa. Vabbè, per una giovane coppia di innamorati come voi, non posso che suggerire un succo gusto passion fruit. Passion, sì. Mi sembra il termine indicato per la situazione, risponde Mustacca, beccandosi una seconda commiata di Marisa. In quel, Piria, il can de Toio, che era restato sul tram dell'inizio della nostra storia, riconosce la voce di Mustacca e salta fuori dal grido del bancon, impignendolo de feste come un matto. Che accoglienza, nota il barista. Sembra quasi che quel cane ti conosca. Già, ma non credo di averlo mai visto prima, nega Mustacca, mettendosi sulla difensiva. Sentirà l'odore della tua cagnolina, Picolit, viene in suo aiuto Marisa. Ah, vero, probabilmente è così, anzi, sicuro. Picolit in questo periodo poi è in calore, ecco perché tutto questo entusiasmo, zonta Mustacca. Ah, l'amour, conclude il barista. Eccovi i vostri due succhi. Volete anche qualcosa da mangiare? No, grazie, a posto, risponde Mustacca, incassando la terza commiata di Marisa. Per me invece sì. Ho visto nel menù quella tartina speciale alle 50 sfumature di frico. Così elaborata, così romantica. Deve essere buonissima. Vorrei proprio assaggiarla. Anche se vedo che la preparazione è molto complessa, non vorrei approfittare troppo della sua gentilezza, la disi, facendo gli occhi da cerbiatta. Per una bella coppia come voi, questo ed altro, gli risponde il barista, entrando in cucina e mettendosi subito in lavoro. Brava Marisa, ben fatta, si complimenta Mustacca. Così Pedocin dovesse avere tutto il tempo che vi servi, intanto che il matto cucina. I do brinda alla salute, battendo i bicchieri prima tra di loro e dopo sul bancone, seguendo la tradizione che gli ha trasmesso i nonni.
robe che viene ancora dai tempi dell'Austro-Ungheria. E il sole intanto continua nella sua corsa verso il mare, regalandomi ai cavei di Marisa certi riflessi che, mossi dal vento, sta pian pianin imbriagando Mustacca. Non si aveva mai accorto che in fondo, oltre a pestar sazio con gli anfibi e ad arcomiade, la se ha con una bella muletta. Adesso, a guardarla con quel suo sguardo verso un infinito pieno di speranze per il futuro di Trieste, con quel suo sorriso pieno di morbini, con quella sua risposta sempre pronta, a Mustacca le sta pian pian inciampando una sensazione mai provata prima, quella che nei film elensi che lui tanto odia gli descrivessi come farfalle intestonico. E allora avvicinarsi a Marisa che parla la roba più naturale di far, per dopo dargli la mano, stavolta senza dover recitare, ma semplicemente perché così voleva le forze di attrazione in zolo. Eila, che non aspettava altro, lo asseconda, serrando gli occhi, pronta per quel vaso che sta per far nascere un giovine amor de primavera. Ancora pochi centimetri, un'ultima dolce incertezza prima della felicità, un ultimo tenero slancio e... Muri! Siamo pronti! Entranze a posto! Fase 2! Ziga Pedocino, da sotto al traffico, riportandoli de colpo alla realtà. «O streghetta, mi viene da rimetter!» ziga allora Marisa, mandando a remengo il romanticismo in 2 secondi. La fase 2 prevede, per l'appunto, di simulare un malore, in modo da far venire fuori il barista. E così, intanto che il matto corri fuori da una parte per vedere cosa schienarsi, tutta la nostra banda corri dentro per quell'altra. Pedocin fa partire i motori e in un attimo, entrambe occina, riconquista l'antica dignità, libero di buttarsi dopo via Bonomea senza più nessun freno. «Freni cavemo? Mi la vedo un poco in piradina», fa notare Ursus. «Tira slai, farà qua», è la risposta del Pedocin, che ciapa la prima curva tirando svise. «Troppa roba», si esalta Cenetta. «Ma cosa te l'ha fatta sto tram?» «Con altre 15 minuti, se volevo lo trasformavo anche in un aeroplano», se vanta Pedocin. «Adesso qua avemo un tramvai super futizzato, motore elettrico Merdeces, batterie Verta, riode ibride persino e strade Incontinental, freni Bumbo, olio di semenze varie Castron, ammortizzatori Monon e cerci in lega sporco, che non serviva ma fa sai figo». «Penso che sta qua resterà nella storia», disse Marisa, guardando fuori dal finestrino. «Un tramvai in bomba zo per via Bonomea, guidato da 5 fiori, un can e una vecia». «Penso anche a me», conferma Mustacca, dandogli la mano. «Vecciate che dirà tu mare», concludi la scena franca. E adesso vedremo cosa succede quando il tram viene per bonzo in bomba, non per via Bonomea, perché la servizio di Riode, ma per via commerciale, con la seconda canzone di Andrea. Stavolta la disgrazia se sta in via commerciale, tranno se puoi creder, maga ha fatto un frontale. I disi che se sta l'effetto de ferragosto, un misto maledetto de terranere fosco. E piccolo che ha scritto se un evento epocale, un poco misto evento mega rotto le bale. Comunque in ogni caso sarà colpa de Robby, noi con un'altra ICI andremo via Gobi. Comunque in ogni caso sarà colpa de Robby, e noi con un'altra ICI andremo via Gobi. Ma diga fazzo a creder che una sina e do treni non ribi organizzarsi ed operar giusto i freni, ma l'unica attenuante che può essere concessa che una sina sola se in effetti complessa. E posto tramno poi miga girar per le sue, addirittura se de coordinargene due. Comunque in ogni caso sarà colpa de Robby, e noi con un'altra ICI andremo via Gobi. Comunque in ogni caso sarà colpa de Robby, e noi con un'altra ICI andremo via Gobi. Comunque in ogni caso sarà colpa de Robby, e noi con un'altra ICI andremo via Gobi. Comunque in ogni caso
la terza parte che leggerò. Se è abbastanza avanti nella storia, i fiori si quasi vicini a scoprire il significato della profezia, e si trova nell'inferno Triestino, nel secondo giron. E il primo è il giron della Bona, e il terzo sarà il giron delle Bove, questo scopriremo che giron che c'è. Dopo che c'è anche l'inferno Fulan, in realtà, che ha tre gironi, è il giron dell'ozio, dove i Fulani non può lavorare, è il giron dell'Udinese in B, è il giron delle sagre apocrife, in cui c'è il menù vegetariano, il frico vegano, il tokai ungherese invece che il tokai vero, per cui insomma i dannati friulani che se finiscono questo giron che gira un poco. Ecco. Vediamo quale sia invece il giron triestino in cui si trova i muletti. Oh, Bara, ecco altri che mi hanno rotto le tonie. Cinque fiori dove ci sempre tocchi il meglio nel rivaccio. E non te l'ha visto il can, piccio, tra cagnotto e morapei. Ne mancava ciò, come se non avessimo altro cosa fare. Gli occorri qualcosa, se diamo una mossa, un piccio universo femminile si sta muovendo velocemente intorno a mustache e compagni, le quando che gli ha messo piede in sto secondo girone, come formicoli solo ad un tocco di pan. Anche se cerca di andare avanti, gli si accorge presto che non è possibile. E il girone è praticamente un labirinto di vestiti, camerini, scaffali umide, camise, de bluse di tutti i colori, e scarpiere alte 5 metri, di dove che regolarmente casca qualche matto che la prova ad arrampicarsi per scampare. Ogni tanto una li ferma per domandare che cosa gli vuole, un'altra che dice che della non li vuole passare perché l'ha appena nettato, e qualche di una li manda le mengo senza un preciso motivo. I se finiti nel giron delle commesse ranzide. Noi volessimo semplicemente passare, andare fuori insomma, non la può aiutarne? Gli domanda Mustacca a una delle ore. Ah! Volentieri, la che rispondi. L'uscita c'è dall'altra parte dell'entrata, po'. Ma non posso mica portare le mie, gode fa adesso. Oh, ma la ne dici giusto in che direzione che amo di andare, insisti Mustacca. Ma cosa so, mi, taglia curto ella. Non sei mica il mio reparto, quel? Marisa par l'unica che arriva un minimo a orientarsi in mezzo a tutto sto scandale. Boh, ma alla fine non è così difficile, la rispiega gli altri. Se come i campionati di Orientirin de Mirella. L'anno scorso sono arrivato a trovare come venire fuori i soli 37 secondi, record ancora adesso imbattuto. Se tutta una questione di logica. L'uscita se vicino della cassa. La cassa se dove che c'è sempre un po' di gente. Le robe più belle care se sempre all'inizio, in dove che la gente è ancora piena di pila e che deve essere motivata a spendere. E dopo, mamma anche se le monadine, quelle che ti fa pensare. Ma bon, dai, ciò anche questo, meglio tirar fuori mille bori, così sarà di esempio. E così te devi capire come orientarti. Gli altri la seguono ammirati, lasciandosi via via in rio e scaffal delle polole a croste, quelli dei bragonzi col cavalotto mego che venne indosso, quelli delle mudande a sordi scorese, quelli dei ciappini per speloni, quelli delle ciriche finte per cavelloni, quelli degli uccelli per far finta del se sveglio che te dormi, quelli degli uccelli per far finta del domenico te sto sveglio, quelle delle cotole lunghe fino al zenoccio e quelle delle cotole che arrivassi giuste giuste a coverte le mudande, solo che le esavita alta, per cui le te coverte il bunicolo e basta. Marisa, perché non si provi una di queste? Vi la butta là ridendo Ursus. E ti perché non se c'ho sto bel capotto con la man finta in scarsella, così te puoi doprare la man vera per grattarti il daur? La che rispondi pronta. E il cappotto con la man finta in scarsella mi fa pensare che siamo arrivati nella parte delle monadine. Può essere? Domanda Mustacca, che cerca di capire le dinamiche dei negozi. Sì, siamo vicini alla cassa, conferma Marisa. Non dovessi mancare, sai. E infatti, drio del scaffal, dove che gesè le semenze del bagigi, tisana di squaraus, microsiringhe, perciò sentivo il sangue che inussati deve sul lato, e occhiaia raggi X vocali, ecco che fa la sua comparsa alla cassa. E subito drio l'uscita del girone. Grande Marisa, dice Cianetta. Te che l'ha fatta, siamo arrivati. Ah, mi dispiace, interviene la cassiera, una signora annoiata sulla cinquantina. Ma se tardi, cosa sarà della cassa? Ma non vanno a comprare niente, che fa notare Mustacca. Ancora peggio, risponde la cassiera. Cosa se ne viene a fare allora? Niente, noi volessimo solo passare al prossimo girone, dice Mustacca. Ah, bravo, ma senza scontrin non può nemmeno andare fuori. La porta si verde in automatico leggendo il codice stampato, che dice ela. E allora, come che avevo detto, ormai deve aspettare che riverzemo. Bon, dai, non sarà così male.
cerca di guardare il lato positivo Ursus. Ormai probabilmente comincia anche a essere un fiattardi. E una spavadina potessi farne ben. E domani mattina andiamo avanti. Domani? Lo guarda Ranzi dalla cassiera. Domani è sabato, coccolo. E mi sicuro non vengo qua per te. Domenica non oso domandare, dice timidamente Mustacca. Ma mancassi solo quella. E se non te l'ha visto bene il calendario, giovedì prossimo c'è festa. E quindi lunedì, martedì, mercoledì fermo ponte. E dopo sarei di tornare a lavorare venerdì solo per un giorno. Ma neanche per idea. Se vedremo direttamente lunedì quel dopo. Ma noi non potremmo aspettare tutto sto tempo. Come femo? La scongiuratoio. Ah, la provi nell'inferno furlà. L'assicuro di lavorare più, gli risponde Eda, ridendo. Mamma mia che maranti gara, commenta Cianetta a voce alta. A quelle parole, Piglia, che fin adesso gli era stato buono, si impizza. Il tacca a bagliare come un matto e a darvi contro la cassiera, rugnando e zuccando la cotola finché la poveretta non deve scampare via, lasciando la cassa libera. Pedocin non si lascia scappare l'occasione e strucca subito un dobotone sul masinì, arrivando in pochi secondi a battersi un prezioso scontrin per poter andare fuori del giardino. Ma motorio? Gli domanda curioso Mustacca davanti al portone dell'uscita. Ma cosa vi piace a Palo a Piria? Sarei un segreto, ma ormai posso contartelo, gli risponde il vecchio ridendo sotto i baffi. Piria zoncando un grumo, lo guarda strado, che con il crosimo belle mule, mi dico a bassa voce, patata. E lui tocca a scodinzolare, a fare le feste e a farsi coccolare, e così loro è tutte contente, lei fa, pulci, pulci, che bel cane, ma che coccolo, ma come si chiama? E mi intanto l'insempio di ciaccole. Con invece in crosimo brutte vecciazze, allora che dico, ma antica! E lui le fa scampare via. Ah, disse Mustacca, adesso capisco perché ogni tanto non accorri di noi in seguito ad Epiria. Bene, con questo è finite le letture delle edizioni del Grande Occina. Non vi dico come finisce, ovviamente, perché sennò dopo vi rovino la sorpresa. Vi ringrazio per se arriva a seguire fin qua. Ringrazio il libro delle 18.03 per questa bella opportunità, per questa bella occasione. Vi porto gli auguri anche di Andrea Bussani, di cui avete visto i video musicali. E niente, vi saluto e alla prossima occasione. Grazie mille, ciao a tutti.